Se anche ci fosse questo biscotto, sicuramente a Napoli succederà qualcosa per cui il Verona farà per forza risultato a Napoli e il Napoli prenderà nel culo. Possibile scenario di stasera, minuto 90 su tutti i campi, Atalanta-Milan risultato di 1-3, non succederà mai, però fantacalcio, dai. Bologna-Juventus risultato di 0-4, tanto vincono. Napoli-Bologna risultato di 1-0, 90esimo minuto, calcio di rigore per il Verona e Lasagna sigla il gol del pareggio. Preparati. Meno male che oggi finisce il campionato. Non ho mai aspettato che il campionato finisse esattamente come quest'anno. Nemmeno quando l'abbiamo vinto ho sperato che finisse il prima possibile. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia, dopo che è per ora salda al secondo posto, non penso che si voglia ridurre a farsi scavalcare da noi. Non penso che assolutamente lo voglia fare. E Napoli e Juventus, ragazzi, hanno delle partite veramente ridicole. 85 anni che il campione d'inverno non arriva fuori dalle prime tre. 85 anni. Vuol dire 1936. Stessa formazione che ha perso contro la Juve. Gollini in porta, 3-4-2-1. Tolloi, Romero e Dimsiti in difesa, Mele, Deron, Froler e Gosens, Pessina e Malinowski dietro a Duvan, Zapata. Attenzione a Ilicic, Muriel e Pasalic e anche Mirasciuk in panchina. Tra l'altro c'è Caldara che tornerà a nostra disposizione. Donnarumma per il Milan in porta, 4-2-3-1 solito. Calabria, Chier, Tomori, Hernandez, Benasere, che sì, Selemekers, Brahim Diaz e Çalhanoğlu lì, cagato a sinistra e Leao davanti. Panchina Tatarusano, Donnarumma, Dalot, Castiglieco, Tonali, Mandzukic, Romagnoli, Oge, Mete, Kalulu, Maldini e Krunic. Della serie nei cambi 1, ma di tutta puttane. Ciao Stefanino Pioli. Io mi auguro che vada come vada, tu non ci faccia più passare un'altra stagione così. Iniziata, no, cazzo, no. Vai Hernandez, prendiamo subito il pallone in difesa. Sì, 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 vai, 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 vai. Dai Pessina, su, Selemekers. Destro, alto. Sì, ma non si può tirare da 40 metri tutte le volte, ragazzi. Che sì, ragazzi, è uno dei pochi che salvo, perché anche quando si perde malamente, che sì, riesce sempre a brillare, bene o male. Çalhanoğlu, sì, vabbè, cerca il giochetto della vita. Tanto vai, gol della Juve a Bologna, a posto. Juventus in Champions League. Dalla memoria, siamo uno più scarto dell'altro. Come fai se no? Se non andare a memoria come abbiamo fatto per metà campionato, ragazzi. Malinowski, dove sei? Dov'è il terzino qua? Malinowski, vabbè, poi ha calciato un curva. E siamo d'accordo. Cioè, gli ha dato la palla. Gli ha dato la palla, Mele. Che sì, a centrocampo. Hernandez fuori dal campo. Cioè, sveglia. Comunque il Verona sta facendo il 76% di possesso palla a Napoli. No, altro pallone sbagliato da Bennacer. Sono già due. E sono già due. Già due palloni sbagliati a centrocampo. Non ci voglio credere. Ma se devi giocare così, stai a casa, per favore. Dovreste starci tutti, allora. Prendi azio. Perché ha allargato per Çalhanoğlu? Cioè, io non ci voglio credere. Cioè, Romero è andato a prendere Çalhanoğlu. Chi era? Palomino è andato a prendere.
È andato a prendere Leao. Poteva tirare. La data ce l'ha Noglu. Cioè, ma lo fate apposta. Lo fate apposta a questo punto, perché sennò non si spiega. Gigio, e ovviamente dove la butta? In rimessa laterale. Froler lungo, colpo di testa di Dim City, alto di poco. Solidità difensiva di un gelato in forno abbiamo. Dim City per Zapata. Oh, oh, attenzione. Che si verso Leao che aggancia e sarà la decima palla in 20 minuti profonda che va a Gollini. Sì, allora, dato che Brahim Diaz è quello che sta oggettivamente giocando meglio di tutti, ma cioè qua c'è Brahim Diaz, qua c'è il resto del Milan, volete vedere che entro il 60esimo Pioli toglierà dal campo Brahim Diaz? Io ci scommetto tutto quello che volete. Kier è ovviamente rimessa laterale. Altra torre di Çalhanoğlu, altra torre che va a Romero. Se il lancio è lungo, va a Gollini. Se c'è la torre, va a Romero. A questo punto, se c'è il tiro, va alla curva. Ma che cazzo di passaggio ha fatto Bennacer, ragazzi? No, no, raga, no, 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 no. Ragazzi, Bennacer, sia Cagliari che Atalanta adesso non ci sta a capire un cazzo. Che sì, lungo. Verso Leao, altra torre per Romero. Cioè, lui contro tutti. Leao. Qua c'è fallo di Romero. Fallo di Romero da ultimo uomo, ragazzi. Non ha dato neanche fallo. Altro lancio lungo per Gollini, raga. Che sì. Buono, Ternandez, dai. Buono, sinistro, atterrato, calcio di rigore, nettissimo, ragazzi. Sì, ragazzi, Mele l'ha falciato da dietro, la palla l'ha presa Romero però. Anzi no, l'ha presa Sì, ragazzi, è fallo. Cioè, non è fallo, è doppio fallo, quasi gioca a tennis, ragazzi, doppio fallo. Ah, Gollini dice quello là non è fallo. Cioè Gollini proprio il labiale ha fatto quello là non è fallo, inteso quel contatto che ci ha fatto ripartire il contropiede che poi ha portato a rigore. Ah, però quello di Romero da ultimo uomo non è fallo. Cioè Gollini, diciamo le cose come cazzo ci pare a noi. Dimmelo. Comunque va che sì, dagli 11 metri. Che sì, non mi fare come Antonio, sei un giocatore fantastico, anche se lo sbagli sarai perdonato complessivamente nella stagione, eh. Oddio no. Parte che sì. Rincorsa. Sì! Basta con le esultanze. Gollini fermo. Palla angolatissima, 1-0. Ok, benissimo. Questo è l'inizio del biscotto. E vabbè, gol di Kessié su rigore, ragazzi, la partita è lunga, perderemo. Vabbè, contento del gol di Kessié, che si merita veramente un grande premio per la stagione che ha fatto. Va bene così, ragazzi. Gol della bandiera, 1-0. Dai. Terzo gol della Juve. Porca puttana. Mi spiegate cosa volevate aspettare per fermare Floyer, che si è fatto 60 metri palla al piede indisturbato? Ci ha avuto Kessié nella, sostanzialmente nell'area piccola, per fermarlo. Fine primo tempo. Ci vediamo tra poco. Sta per iniziare il secondo tempo, 1-0 per il Milan. Gol di Kessié sul calcio di rigore. Tra parentesi netto. Sky, un replay. Un cazzo di replay. Qua palla di Çalhanoğlu per... cerca triangolazione con nulla. Cioè, ma 5 milioni di calci nel culo Çalhanoğlu. 5 milioni ma di calci nel culo. 4-0 Juventus. Tomori, quanto vuoi far uscire la palla prima di rinviare? Tomori, sì. Muriel, attenzione, sterza. Tomori, bloccato, no! Ternandez l'ha ridata a Dim City. Ma tu sei un pazzo! Pazzo furioso! Tanto lasciamo pure la prateria Dim City, tranquillo. Ti è andata bene che la prima azione che hai fatto in tutta la partita ti hanno dato un calcio di rigore. Ti è andata bene. Gigio! Che cazzo fai?
cioè da solo, c'era nessuno appoggia di messa laterale. Tonoi, no, Çanoğlu, non c'è fallo mai nella vita. Ok, ok. Altra palla sterile per la difesa dell'Atalanta. Sei una testa di cazzo. Se le Makers inciampa sul pallone, regala la rimessa laterale. Lui stava uscendo tranquillamente, ha difeso il pallone col corpo e ci ha inciampato sopra. Caputtana, quanto passa lento il tempo. No, no, no. Zapata sfiora il palo. Questo è un gol fatto, ragazzi. Malinowski cerca Zapata, Bennacer che rimane immobile. Palla che sfila il palo, sfila il palo. Zapata! Palla rimbalza lì, Donnarumma. Ragazzi, noi non possiamo però giocare di contropiedi, di lanci lunghi, di cazzi e mazzi, eh. Dobbiamo anche giocare un po' a pallone. Cosa? Krunic e Mete cosa? No, raga. Ma mi state perculando. Krunic e Mete, Pioli, ma la vuoi perdere un'altra volta? Ma vuoi fare come contro il Sassuolo un'altra volta? No, qua non è mai rigore, dai, non rompete i coglioni. Proprio così il braccio. Braccio sullo stomaco. Fuori Brahim Diaz e Bennacer. Cosa vi ho detto nel primo tempo? Volete vedere che Brahim Diaz, che è quello che sta giocando meglio, arriva il 60esimo neanche e lo toglie? E guardate un po', toglie Brahim Diaz e Bennacer, lo posso capire, per mettere Meite e Krunic. Ah, intanto il Napoli ha fatto gol con Rakpani. Malinowski centrale, Donnarumma. Oh, ma prendetelo, cioè fate qualcosa, toglietegli la palla. Invece no, invece no, invece no, invece no. Invece no. Vatti, tiro cross di Calabria, vaffanculo. Fare per Muriel, buono. Meite, Meite. Meite, c'è Sale Makers largo, quando gliela dai? Allora, la da Leao. Leao! Palo! No! No! Palo! Un altro palo abbiamo preso! Ne abbiamo presi 95 quest'anno! E questo forse è quello che fa più male insieme a quello con la Sampdoria! Gol! Gol del Verona, Faraoni! Gol del Verona, Faraoni! Gol del Verona, Faraoni, attenzione! Gol del Verona, Faraoni! Si respira un secondo! Si respira un secondo! Muriel no! Muriel no! Calcio da fuori! Palla sul fondo! 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 E comunque qua è rimessa dal fondo! L'ha toccata Zapata col ginocchio! E... Krunic, Sane Makers, c'è un rimpallo fortuito, Mete non la perdere. E la regala a Mele. Basta appoggiarla perché sì, no, ha voluto fare lo scavetto per raggiungere la terra di nessuno. Perché ragazzi, perché dovete farmi così? Perché, perché, perché? Perché non avete fatto un gol in più contro la Sampdoria? Perché non avete fatto un gol in più contro il Verona? Perché non avete fatto un gol in più contro il Genoa? Perché? Perché? Perché non avete pareggiato col Sassuolo? Mandzukic, alleluia. Tanto altra palla lunga per chi? Gollini! Già, è vero. Froler no, Froler no. Oh, Malinowski no, Zapata no. Calabria fuori. Toloi, attenzione a Toloi, può andare al cross. No, Muriel, curva, anzi proprio fuori nel parcheggio la palla, meno male. Ragazzi, 10 minuti che valgono un anno e mezzo. Mete, libera, spazza dove? Verso il calcio d'angolo. E poi ce la butta, completa l'opera Hernandez. Che cazzo state facendo, ragazzi? 4-1 e pareggio della Roma. Pareggio della Roma all'87esimo con Mkhitaryan, attenzione! E questo gol vale tanto perché va in Conference League la Roma. Milan andrebbe, in caso di vittoria, vince la 16esima partita in trasferta su 19 e sarebbe record proprio della Serie A, tipo. Comunque partita da 0-0 sta qua, cioè proprio... Ok che abbiamo giocato meglio forse questi 10 minuti, però partita 0-0.
Dalot va sul fondo. Cianoglu, doppia deviazione, rigore! Calcio di rigore! E De Nonna qua, espulso De Nonna. Manata in faccia a Krunic. Rosso per De Roon. Ah, quello che mette i post su Instagram. Rosso per De Roon. Cioè, c'è anche Donnarumma in attacco, pensate voi. Va che sì dal dischetto. Contro Gollini. Va che sì. Fischia Mariani. Sì. L'MVP. Il miglior centrocampista della Serie A ha segnato ancora il miglior centrocampista della Serie A, signori. Ha segnato ancora, signori. Andiamo. E Napoli ufficialmente fuori dalla Champions League. Finisce 1-1. E a questo punto poteva anche pareggiare l'Atalanta, tanto. Ah! E finisce qui. Sì, andiamo a fare il video. Sì. Andiamo a fare il video.